concorrenti della seconda manche del musichiere sono Antonio Magnoni ed il musichiere in carica Salvatore Curcio. Buonasera, eccolo qua lo sfidante Antonio Magnoni. Lei perché non ha la fascia? Che musichiere? Se non ha la fascia non è musichiere. Quelle sono le insegne del campione. Lui si è presentato senza la fascia di musichiere. Si è presentato sfasciato. Signori, perché è sfasciato? È una cosa che mio nonno non avrebbe sopportato. Suo nonno? Mio nonno l'avrebbe squalificato. Era stupido, ma a queste cose ci stava a te. Come stupido? No, dico, no, era un uomo che a queste cose ci teneva. Si può sopportare. E lei mi arriva senza fascia. Scusi. Io devo fare un improvvero. Quella è l'insegna del campione. La fascia è una cosa importantissima. Ma dove va? Senza la fascia non si può celebrare. La capra per cui fascia. Lei metta la fascia. Deve mettersela a qualunque costo. Giusta? Così. Bravo. Nostro Curcio, ecco. Venga. E si deve capire che lei è il campione. Hai visto che è un'altra cosa, è un'altra espressione, è un'altra come cosa. Il campione acquista un'altra importanza. Mio nonno non ne sbagliava una. No, solo suo padre magari. Presentiamo Antonio Magnoni, sfidante del nostro campione. Antonio Magnoni viene da Genova, ha 47 anni. È impiegato all'Enel, è vero? Sì. È impiegato all'Enel, però la sua vera passione è la musica. Lui suona con un'orchestra e quindi ama tanto queste canzoni, questo periodo musicale. Il nostro campione lo conoscete, la settimana scorsa ha dato prova di grande bravura, viene da Milano, fa l'assicuratore, ha 25 anni, vedremo se confermerà la sua bravura anche questa sera. Concorrenti alle sedie! Allora, la stessa raccomandazione fatta alle precedenti concorrenti per guadagnare sull'avversario, in pizzo alla sedia. Ma seduti. Allora, attenzione, egregia orchestra, sempre canzoni di questo decennio, canzoni tutte belle, bellissime, potevamo farne 20 di queste puntate perché in questo decennio c'è un grandissimo repertorio musicale. Maestro Ferrio e la sua orchestra, mi raccomando, mi interrompo subito, maestro mi ascolti, lei si blocca di colpo se loro appena partono dalla sedia. Primo motivo, via! Ti voglio... Stop! Salvatore! Chi è stato? Salvatore, il campione. Curcio? Campione in carica? Per poco. Allora mi dica... Legata a un granello di sabbia. Legata a un... Chi lanciò questa canzone? Chi è il cantante? Chi è il cantante legato a me? Nico Fidenco, risposta doppia e giusta, sentiamola, prego, accomodatevi. Sempre un punto. 1-0. Ti voglio cullare, cullare. Ha rotto la fascia. Sull'onda del mare. Maestro, ti aiuto. Ha rotto la fascia. Un granello di sabbia come tu. Nella nebbia più fuggir non potrai. E accanto a me tu resterai. Ma gli ha fatto non il possiamo, nodo. Non possiamo farla senza fascia. Ma quello è un simbolo, l'ha legato, sembra un cotechino. Vabbè. Allora, seconda canzone, pronti, via. Na, 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 na. Allora, Antonio. Venga qui. Ha suonato Antonio, ma lo vedo titubato. Antonio Magnoni, impiegato all'Enel. Forza. Non il motivo so. Si poteva sapere. Lo sa uno? Non lo so. Due, tre? Non ricordo. Nemmeno lei? Non ricordo. Ecco i versi. Hanno fatto jogging. Per aiutarvi, vi dico dei versi, vi dico degli accenni, delle cose. E voi mi dite subito, appena lo sapete, il titolo. Devo appendere in casa un quadro molto bello. Qui c'è il muro. Qui c'è il chiodo. Datemi un martello. Come? Datemi un martello. Giusto, datemi un martello. Esecuzione. Datemi un martello. Che cosa ne vuoi fare? Non voglio dare in testa. Lasciandomi guardare,
Bene, bene. 2-0 per Salvatore Curcio, musichiere in carica. Andiamo alla terza canzone. Maestro, prego. Bravo! Antonio! Lui, Antonio, venga, Antonio. Antonio, venga qui, venga qui. Salvatore ha tentato. Avanti, qual è il titolo? Me lo dico. Speedy Gonzales. Bravo! Vai. Speedy Gonzales. Vai a complimentarti col concorrente. Ma no, guarda. Perché non c'hai i capelli, mi ci devo complimentare. È nella nostra categoria. Ah, le donne, lei e i calvi. Ma non allora. Mi piace questa divisione. 2-1. Quarto motivo. Lei se la sente, maestro? Sempre pronto, via, decisiva, o no? Questo lalla. Stop! Salvatore, che vabbè, chi mi dice chi è stato? Io ho visto prima Salvatore, però chiedo conferma. La giuria, chiedo conferma. Salvatore, al notaio. Salvatore, benissimo. A destra, sì, come dice, il nostro campione, Salvatore. Bene, i due batacchi pendono contemporaneamente. Infatti, dal punto di vista di Galileo, la situazione è pari, ma dal punto di vista notarile, chi ha risposto secondo lei? Il notaio, questo signore. La campana di destra. Va bene, perfetto. Del campione. Allora, Curcio. Il ragazzo della via Gluck. Ragazzo della via Gluck, è vero? Conferma. Questo ragazzo della mia blu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. La canzone, maestro, l'ha fatta fare tutta. Allora il nostro Salvatore Curcio praticamente ha vinto la partita, però c'è un'altra canzone. Si guadagni, amico Antonio Magnoni, almeno altre, un altro gettone, eh? È stato bravo Magnoni, peccato. Ultimo motivo, via. Stop. Antonio, perché Antonio, Magnoni è bravissimo, è stato scalognato in una canzone. Qual è il titolo? Perdono. Perdono, canzone lanciata da Caterina Caselli, prego. Restate qua, restate qua. Qua, qua. Curcio. Salvatore. Curcio. Perdono, io soffro più ancora di te. La canzone lanciata Caterina Caselli, venite qua, casco d'oro. E allora consegniamo, consegniamo il simbolo del musichiere assieme a due gettoni d'oro. Quello è un soprannome che a me e a lei non ce lo daranno. Casco d'oro a noi, casco d'oro no, purtroppo no, però gettoni d'oro sì. E tre gettoni al campione Curcio. Grazie. Ci vediamo che rivedremo in finale. Alla finale. Arrivederci. È stato bellissimo. Allora una finale. Avete sentito che canzoni, Ma canzoni come quelle che abbiamo ascoltato stasera fanno veramente sognare, fanno sognare anche quelli che non hanno, diciamo, l'età, quelli che non sono giovani, che non sono.